Questo è il momento in cui potevo commettere un grossissimo errore scientifico. E questo è quello in cui ho trovato qualcosa di fantastico nella roccia. Il selciato del paese è letteralmente zeppo di labirinti. Ci sono almeno due labirinti nel selciato di Zuccarello, un affascinante borgo medievale in Liguria. Questi labirinti sono enigmatici e sconosciuti. Chi li ha prodotti? E come mai questi labirinti ricordano così tanto quelli che osserviamo su manoscritti medievali, ma provenienti da tutt'altra parte d'Europa? Sono Andrea Baucon, paleontologo dell'Università di Genova, e in questo video andrò a Zuccarello ad indagare sui suoi misteriosi e sconosciuti labirinti. Alla fine del video scoprirete l'architetto di questi misteriosi labirinti, e sarà davvero una sorpresa. Scoprirete anche cosa lega i labirinti di Zuccarello ai manoscritti medievali, ai un dipinto di Bartolomeo Veneto e addirittura al mitico labirinto del Minotauro. E se avete visto dei labirinti simili da qualche altra parte, scrivetelo pure nei commenti. Se vi piacciono i contenuti paleontologici dei miei video, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel like. Beh, bando alle ciance e andiamo a scoprire i labirinti di Zuccarello. Eccomi a Zuccarello. Da qui inizierò la mia esplorazione. Guardandomi attorno vedo innumerevoli tracce di storia medievale incastonate in una natura ancora selvaggia. Questa è la forma che sto cercando. Un percorso complicato, fatto di un susseguirsi di meandri serrati, ma senza ramificazioni. I labirinti unicursali sono l'emblema del sentiero iniziatico perché sono tortuosi e bisogna percorrerli fino in fondo per trovare l'uscita. Ecco il primo labirinto di Zuccarello. È un delicato solco meandreggiante della pietra che descrive una geometria comparabile con quella dei labirinti unicursali del Medioevo. Un labirinto unicursale è per definizione costituito da un percorso tortuoso ma senza bivi. L'unicursalità è il primo dei tre indizi grazie ai quali, alla fine del video, vi dimostrerò chi e perché ha costruito questi meravigliosi labirinti. Qual è il significato dei labirinti di Zuccarello? Per trovare una risposta, mi dirigo verso il secondo labirinto, quello del ponte. Nell'indagine scientifica è infatti importante vedere un gran numero di morfologie, in maniera da cercare regolarità nel fenomeno che si sta studiando. C'è un labirinto di pietra anche su questo ponte a schiena d'asino di origine tardo-medievale. Il labirinto domina il fiume, trovandosi quasi in corrispondenza del punto più alto del ponte. Probabilmente la caratteristica più stupefacente di questi labirinti nella roccia è il fatto che ogni singolo percorso non si interseca mai. Il labirinto del ponte mostra molto bene questa caratteristica. Il suo percorso non torna mai due volte sullo stesso punto. Inoltre, il percorso dei labirinti di Zuccarello è largo circa 3 mm, dunque simile per dimensioni ai labirinti delle monete di Cnosso in Grecia. Sì, proprio il mitico labirinto del Minotauro. Il paragone con il labirinto del Minotauro rivela il secondo dei tre indizi che ci mostreranno il segreto dei labirinti di Zuccarello. Infatti, sia nel labirinto del Minotauro che in quello di Zuccarello, i meandri sono equamente spaziati e tendono ad occupare completamente lo spazio a disposizione. Questo significa che chi ha costruito il labirinto di Zuccarello lo ha fatto cercando di riempire completamente lo spazio a disposizione. C'era riuscito anche Giuseppe Peano, matematico, logico e creatore di un linguaggio artificiale. Infatti, nel 1890, Peano aveva trovato una curva matematica passante per tutti i punti di un quadrato. È un'impresa apparentemente impossibile, perché una curva non ha spessore, mentre un quadrato copre una superficie. La curva di Peano è una curva frattale che travalica le dimensioni e a cavallo tra quella della linea e quella del piano. Quale sarà l'origine di queste strutture così stupefacenti?
Probabilmente la risposta è nella roccia stessa. Quindi è il tempo di calamari, uncinati, guerrieri. Questo è il ponte sul Neva e forse proprio sugli strati che vediamo qui sotto ci potrebbe essere l'indizio che ci spiega cosa sono quegli strani labirinti nella roccia. Eccolo qua! La struttura allungata che sto fotografando è un rostro fossilizzato di belemnite. La forma allungata dei belemniti aveva fatto pensare agli antichi che si trattasse di punte di fulmini o urina di lince solidificata. Chissà cosa avrebbero detto gli antichi se avessero saputo che questo fossile in realtà è una specie di osso di seppia. Rappresenta infatti lo scheletro di una belemnite. Le belemniti erano temibili predatori marini. Avevano 10 tentacoli dotati di uncini affilati, un corpo idrodinamico e due pinne. Sogno son desto? Sogno, perché oggi non si possono vedere belemniti, si sono estinte infatti. La belemnite di Zuccarello ha circa 200 milioni di anni ed era contemporanea ai dinosauri. Attenzione però, è molto più antica del tirannosauro, che visse circa 70 milioni di anni fa. Questo vuol dire che ci sono più milioni di anni tra il tirannosauro e la belemnite di Zuccarello, piuttosto che tra noi ed il tirannosauro. Questo belemnite è come un registratore lasciato aperto per milioni di anni e ha documentato tutti gli eventi geologici che sono avvenuti in questa zona della Liguria. In che maniera? Beh, andiamo a vederlo. Per vederlo bisogna prendere un po' d'acqua in maniera da aumentare il contrasto cromatico dello stesso fossile. Il rostro di belemnite, una volta bagnato, mostra delle fratture trasversali. Queste dimostrano che forze tettoniche enormi hanno esteso e fratturato il rostro dopo la sua fossilizzazione. I strati con le belemniti erano soffici fondali marini, poi sono diventati strati orizzontali di roccia, è stata piegata e fratturata durante la formazione delle Alpi. Osservando da vicino la roccia che contiene i belemniti, ci si accorge che il suo colore, la sua grana ed i suoi fossili sono diversi da quelli delle rocce che contengono i labirinti. Questo vuol dire che si tratta di rocce che non sono imparentate fra di esse. E quindi per risolvere l'enigma dei labirinti dobbiamo cercare il terzo indizio, proprio nelle rocce che preservano gli stessi labirinti. Andrò in un luogo magico di Zuccarello, il misterioso castello dei Marchesi del Carretto. Ilaria del Carretto è nata proprio qui, nel 1379, a Zuccarello. Si dice che Ilaria fosse di incredibile bellezza ed ha ispirato poeti come D'Annunzio, Quasimodo e Pasolini. Forse il suo castello saprà raccontarci il segreto dei labirinti di pietra. X non indica il punto dove scavare, ma qui Y indica dove guardare. Queste Y sono condrites, tunnel prodotti da antichi organismi quando la roccia era ancora un soffice fondale marino. C'è pure un altro tipo di tana marina fossilizzata, Cladicnus, associata ai nostri labirinti di pietra. Se guardate bene, i labirinti di pietra hanno dei bordi scuri che sono in continuità sia con la roccia che con i solchi labirintici. È il terzo indizio e dimostra che i labirinti si sono formati quando la roccia era ancora un soffice fondale marino. I labirinti di Zuccarello non possono essere sculture fatte nella dura roccia. I labirinti di Zuccarello sono tunnel scavati da antichi vermi in soffici fanghi marini. Questi tunnel fossili sono oggi noti come Nereides, ma un tempo erano chiamati Elmintoidea labirintica, un nome certamente non a caso. È comunque strano che un verme marino abbia scavato dei tunnel a meandro, quando un tunnel diritto
sarebbe stato molto più comodo da scavare per andare da un punto all'altro del fondale. A cosa servivano dunque? Però aspettate, guardate, l'indizio risolutore l'ho trovato sì sulla strada che porta al castello, ma non si tratta di un indizio di natura antropica, cioè originata dall'uomo. La superficie di questo vecchio tronco è infatti intersecata da tunnel scavati dai tarmi. Questi tunnel, allo stesso modo delle strane strutture labirintiche che si osservano nelle rocce di Zuccarello, non si intersecano mai. Effettivamente, se ci pensiamo bene, ci sono anche le larve di insetto che si mangiano le foglie seguendo dei percorsi meandriformi. I tunnel di insetto suggeriscono che i labirinti di Zuccarello siano stati prodotti da vermi marini per nutrirsi. C'è un principio universale che lega labirinti medievali, la curva di Peano e i tunnel sottomarini. Ora ve lo spiegherò, ma per farlo ho bisogno di sporcare il mio quaderno di caffè. Torniamo in centro. Il foglio rappresenta il fondale marino. La macchia di caffè delimita un'area ricca di cibo. Ed ecco il cibo. Sono i 9 pallini rossi. Il verme, rappresentato dalla penna blu, deve mangiare tutto il cibo. Può farlo anche spostandosi in maniera casuale all'interno dell'area ricca di cibo. Però, così facendo, tornerebbe più e più volte sullo stesso punto, anche se lì c'è già mangiato. Vince il verme meandreggiante perché mangia la stessa quantità di cibo, ma compiendo meno spostamenti. Il principio universale che lega labirinti medievali, curva di Peano e tunnel fossili si rivela aumentando il numero di punti. Se i punti sono tantissimi, è come se la macchia di caffè fosse interamente occupata da cibo. In questo caso, la strategia più vantaggiosa per mangiare, meandreggiare, coincide con la strategia ottimale per ricoprire completamente una superficie. Un percorso non ramificato, che riempie completamente una forma, definisce nient'altro che un labirinto unicorsale. Labirinti, curva di Peano e tunnel fossili emergono tutti dallo stesso principio costruttore: ricoprire ottimamente una superficie. Arte, matematica e paleontologia sono collegati. Tracce di Trilobit? Per sostenere il mio canale non esitate a mettere un mi piace. Se inoltre volete rimanere aggiornati sui miei prossimi video, attivate le notifiche ed iscrivetevi al mio canale. Seguendo il collegamento a sinistra, andrete ad esplorare l'esplosione cambriana ed il suo inaspettato collegamento con la laguna di Grado. Nel link a destra c'è una mia presentazione icnologica che ho dato all'Università di Firenze. Buona visione!